così come si dice che Cristo non tornerà. Mettiamo le cose in chiaro. Io sono, come dire, una vittima di Cristo, perché è sempre lì tra i piedi che mi interroga. E quindi devo dare, a volte costretto, delle risposte. Bene, perché il professorino Cristo non torna? Perché non è nel ritorno la sua risurrezione, è in coloro che lo attendono. Allora, cos'è di più alto come significato d'avere qualcuno da attendere, riempire la nostra vita di questo significato dell'attesa? Vuol dire che tutto quello che facciamo è in attesa di, che ognuno faccia qui il proprio motivo di attesa. Può essere qualsiasi cosa. Il bambino che la sera ha finito di giocare attende l'alba per tornare a giocare. Ecco, l'attesa è fondamentale. È più bella l'attesa dello stesso momento in cui l'attesa si conclude. Perché l'attesa è per noi un impegno continuo a prepararci all'attesa, al ritorno. E quindi ogni giorno cerchiamo di migliorare. Grazie. Io ringrazio voi e naturalmente ringrazio immensamente Ermanno Olmi. Grazie Ermanno. Momenti proprio di grande... Ma oggi ci siamo dimenticati di... Anche lei, la stessa cosa. No. Non esiste. Non si può. C'è uno spazio lì. Avete il vostro spazio. Un po' riprendo il mio avvicinamento. Stiamo tutti sempre là. Ma sapete leggere? Confidente quando ho vinto.